stata l'energia esplosiva e lo swing di Matthew Lee, il performer pesarese che con il suo pianoforte e la sua band ha catturato tutto il pubblico presente nell'ultima serata della nona edizione di Music Square a chiudere questa edizione. Con la sua elettrizzante musica ha riproposto in chiave rock and roll i più celebri classici italiani e strizzato l'occhio anche oltreoceano, facendo vibrare tutta la piazza Giovanni Paolo II, con un connubio tra le radici di questo favoloso genere musicale e quelle di un artista eclettico come Lee. Che vanta ospitate in programmi di punta nazionali come Edicola Fiore o lo show di Gigi Proietti ed ha vinto anche il Coca-Cola Summer Festival 2015. Matthew Lee è tra i protagonisti italiani di uno dei trend internazionali di maggior successo, gli anni 50. Ora, archiviata con gran successo di pubblico l'edizione 2017, che ha fatto il sold out tutte le sere, si pensa all'edizione del prossimo anno. È stata una bella scommessa questa edizione, ma visto i risultati penso che sia una scommessa vinta ampiamente. Questa sera avevamo una folla che dal palco era affascinante e ammagliante, quindi un successo su tutti i livelli, avendo finito proprio con dei fuochi d'artificio, un personaggio veramente valido. Questa era la nona edizione e quindi la decima, che anche è una cifra tonda, sarà ancora più entusiasmante. Quindi un invito a tutti a segnarsi sempre l'ultimo weekend di agosto, perché c'è Music Square a Lucrezia di Cartoceto.